Fagioli. Sportivi italiani, anzi tifosi azzurri, quando voi vedrete questo film sapete già se abbiamo vinto o abbiamo perso. Se abbiamo vinto saremo esultanti e ci prepareremo ad andare a ripetere la vittoria nella tana del leone. Se abbiamo perso raddoppieremo tutti i nostri sforzi per conseguire sempre lo stesso risultato. Immobile, la palla al centro del campo ipnotizza nell'attesa 90.000 sguardi. A mezzogiorno le porte dello stadio hanno cominciato a riversare folla sui gradini. 10.000 auto nel parcheggio. Milioni di chilometri totalizzati intorno all'imminente partita. Quando si gioca contro gli inglesi era veramente un grande avvenimento, perché sono sempre stati i maestri, quelli che hanno inventato quasi tutti gli sport che pratichiamo adesso. Evocati da applausi che segnano l'ora d'inizio come cronometri, emergono le squadre dagli spogliatoi. Inghilterra, Swift, Scott, Howe, Wright, Franklin, Cockburn, Matthews, Mortensen, Lowton, Mannion, Finney. Leggendo i giornali italiani e inglesi, erano loro i favoriti e si aspettavano di vincere. Quanto ai nostri, Pozzo ha sostituito Rigamonti con parola nella squadra che ha vinto a Parigi. Già gli interruttori delle radio hanno fatto scattare in tutta Italia i batticuore. Carosio racconta il rito dell'inizio. Allora ci fu questo grande avvenimento per cui il Torino, famosissimo, dei Mazzola, dei Gabetto, dei Compagliabella, come nazionale, schierò, non so quanti si schierarono, ma 8 undicesimi almeno, e affrontò l'Inghilterra che venne a Torino. I due paesi affidano a questi campioni la loro leale gara sportiva attraverso le note degli inni nazionali. La Ossola riserva e parola, Pozzo forse ha qualche presentimento. Ma il dado è tratto, agli inglesi viene offerto un gonfalone, agli italiani un bronzo della città di Torino. L'arbitro è Escartil, spagnolo. Pozzo esce dal campo, passo meditabondo. 16 maggio 1948, Vittorio Pozzo è alla 95esima partita come allenatore della nazionale di calcio. Pozzo, un pioniere del calcio, l'artefice di due consecutivi trionfi mondiali, insegue l'unica vittoria che gli manca, quella contro l'Inghilterra, la patria indiscussa del calcio. Ma il match contro gli inglesi sarà anche l'ultimo di Pozzo come allenatore degli azzurri, il congedo di un uomo la cui storia personale coincide con quella dei primi 50 anni del calcio in Italia. È quello che vi proponiamo oggi, prima di tornare alla cronaca di quell'incontro che inchiodò alla radio milioni di italiani, è il ritratto di una figura carismatica dell'Italia del Novecento, del Pozzo giornalista e poliglotta, e poi del giocatore, del dirigente sportivo e soprattutto del leggendario commissario tecnico della Nazionale Azzurro. I suoi inizi sportivi sono nell'atletica, atletica leggera,
correva i 400 metri. Un tale Goccione della Juventus gli dice: ma a correre senza niente davanti non ti senti un po' stupido? Noi corriamo dietro a un pallone, come quelle belle carrozze di una volta attaccate ai cavalli. Viene a vedere, è andato a vedere, ha cominciato a giocare. C'è qualche immagine di lui giovanissimo nella squadra del liceo Cavour. Gennaio 1898. Vittorio Pozzo, appena dodicenne, è a Genova, culla del calcio italiano, per assistere all'incontro tra una squadra mista torinese e il Genoa Cricket and Athletic Club. Per pagarsi il viaggio da Torino e il biglietto dello stadio, il giovane Vittorio, insieme ad alcuni compagni, ha venduto i libri di scuola. Questa è una partita fondamentale nella storia del calcio italiano, perché è il primo incontro di calcio di cui abbiamo ogni tipo di documentazione giornalistica, documentazione anche addirittura del bordereau della partita. Sappiamo che gli spettatori furono 212 per un incasso lordo di 284 lire e 50 centesimi. Detratte le spese, il Genoa ebbe un utile di 64 lire e 45 centesimi. La famiglia manda Vittorio prima in Svizzera, dove si diploma all'Accademia Commerciale Internazionale, e poi, per perfezionare gli studi, in Inghilterra. Proprio grazie a questi lunghi periodi all'estero, Pozzo saprà parlare perfettamente 5 lingue. Nei suoi ricordi, però, il soggiorno inglese è soprattutto l'occasione per ammirare da vicino grandi club come il Newcastle e il Manchester United. Torino, 3 dicembre 1906. In una birreria di Piazza Solferino nasce il Torino Football Club. Pozzo, dall'estero, invia entusiasta la sua adesione alla nuova società. Toro è la squadra in cui Vittorio Pozzo è nato. Torino nasce nel 1906. Lui ritorna in Italia. Pensava di andare all'estero, perché con antenati biellesi, c'era sempre la storia, eventualmente trasferirsi in America, commerciare in stoffa, eccetera. Poi invece il calcio lo seduce sempre più. Nel 1911 diventa il primo allenatore del Torino. Lui, che aveva studiato in Inghilterra, dove c'erano già gli allenatori, un giorno a quel del Torino dice: sapete cosa vi dico? Non basta un giocatore importante che vi guidi dal campo, che vi dica, ci vuole uno da fuori che veda tutte le cose, che vi dia le dritte, eccetera. O basta la nauta pibela. La Juve è grande, ma è fredda per Torino. È distante. Adesso io parlo di allora, non so se adesso sia così. Ma non è un caso che il commendator Pozzo, che pure in nazionale è arrivato ad impiegare 9 giocatori della Juve, 9 su 11, non è un caso che fosse invece tifoso del Toro. Vittorio Pozzo è un dirigente della Pirelli, apparentemente avviato ad una brillante carriera. Ma in realtà il suo futuro è legato indissolubilmente al mondo del calcio. Pozzo inizia a collaborare come giornalista con varie testate sportive, per approdare infine alla Stampa. Del quotidiano torinese resterà inviato per tutta la vita, anche quando ricoprirà l'incarico di commissario tecnico della nazionale italiana. Milano, 15 maggio 1910. All'Arena Civica fa il suo esordio la squadra nazionale italiana, opposta alla Francia. Il primo capitano della rappresentativa italiana è Franz Kali. La maglia è bianca. Il punteggio finale 6-2 per i padroni di casa, con 3 reti del milanese Pietro Lana. Nel 1911, in onore allo stemma sabaudo, la casacca diventa azzurra. Un anno più tardi, alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912, ad accompagnare la rappresentativa italiana è il 25enne Vittorio Pozzo, nominato da poco segretario della federazione. L'ossatura della squadra è formata da giocatori della Pro Vercelli, dominatrice dei campionati dell'epoca. Pur sconfitta dall'Austria di Hugo Meisl, l'Italia comincia a fare esperienze. Nascono i nostri primi miti calcistici. Su tutti, il capitano Renzo De Vecchi, soprannominato il figlio di Dio.
uno dei giocatori più importanti, non solo del Genoa ma della nazionale, giocò parecchie partite nazionali, soprattutto come capitano, organizzava la difesa, preparava il contrattacco, in un certo senso rappresentava una sorta di Beckenbauer dell'epoca. 1914. Pozzo è in Sud America con il suo Torino per un torneo contro le migliori squadre brasiliane ed argentine. È la prima grande tournée all'estero di una squadra italiana, ma è anche l'ultima parentesi di serenità prima della Grande Guerra. Tra il 1916 e il 1919 ogni attività calcistica viene sospesa. Anche il mondo del pallone paga un pesante tributo alla guerra. Tra dirigenti e tesserati, i caduti saranno quasi 1000. Pozzo viene arruolato come ufficiale nel 3° Reggimento Alpini di Susa. Per lui sarà un'esperienza fondamentale. Agli ideali e ai modi della vita militare, infatti, si ispirerà anche la sua attività di allenatore. Dalla pensione, il massaggiatore, che un tempo fu il bravo pugilatore Alberto Farabullini, consegna la posta a Vittorio Pozzo, che sta esaminando i giornali sportivi, specialmente quelli inglesi. È da buon stratega sapere come la pensano gli avversari, non vi pare? Ora Pozzo ha interrotto la lettura, tutto compreso della responsabilità di portalettere, sia pure onorario. La corrispondenza è molta. Ragazzi, adunata! Guardate come corrono. Era non solo giornalista e commissario tecnico, era anche alpino. E dico alpino come direi carabiniere, come direi marinaio. Lui si identificava in quello che faceva che faceva per l'Italia. Quando mi ha consegnato la maglia della nazionale, ha parlato 4-5 minuti e io sono uscito un po' con le lacrime agli occhi e col cuore che mi usciva dal petto, perché mi ha descritto questo avvenimento come la cosa di un'importanza capitale. 1920. La guerra è finita da 2 anni. L'Italia torna a giocare a calcio. E il calcio si accinge a diventare fenomeno di massa. Pozzo è a capo della Commissione per la riforma dei campionati, che nel 1929 porterà, dopo duri scontri all'interno della federazione, al girone unico. È la nascita del calcio moderno. Intanto però nel 1924 il giovane dirigente è stato chiamato di nuovo alla guida della nazionale. Stavolta Pozzo decide di avvalersi della collaborazione di William Garbutt, l'allenatore del Genoa, campione d'Italia. A Genoa lo chiamavano tutto Mister Garbutt, e quindi si pensò che la parola mister in qualche modo fosse legata all'allenatore di calcio. E quindi da allora la parola mister nel gergo calcistico sta a indicare l'allenatore di calcio. Ma proprio nel 1924, alle Olimpiadi di Parigi, l'Italia, ancora capitanata da De Vecchi, è sconfitta nei quarti dalla Svizzera. Amareggiato, Vittorio Pozzo lascia la panchina. Pochi mesi dopo muore sua moglie, Caterina Recanzone. È rimasto vedovo nel 24. A 38 anni, con 2 figli piccoli. Qualche anno dopo poi si è sposato con mia madre. Da mia madre sono arrivato io circa 20 anni dopo, i 2 fratelli. Ecco, io sono l'ultimo, quello che in alcune occasioni ha fatto da portafortuna. Amsterdam. Olimpiadi del 1928. Guidata dall'alessandrino Augusto Rangone, l'Italia, qui impegnata a sconfiggere per 4-3 la Francia, conquista la medaglia di bronzo. Combi, Caligaris, Rosetta, colonne difensive della Juventus, sono tra i campioni di quella squadra. Il
Il fascismo, intanto, allunga la sua ombra anche sul calcio. Mussolini ha intuito che lo sport può essere un formidabile strumento di propaganda. Il nuovo presidente della federazione, il gerarca Leandro Arpinati, cerca di riportare alla guida della nazionale Vittorio Pozzo, un uomo che può vantare esperienza, professionalità e soprattutto un inattaccabile senso del patriottismo. La nazionale era molto seguita, gli italiani la seguivano molto, anche perché era molto pompata dal regime, dal duce. L'operazione politico propagandistica che ha fatto Mussolini sullo sport è impressionante, se si pensa che nel 25 lui ha puntato sullo sport come uno strumento di propaganda della sua ideologia. Giova ricordare, di mestiere lui era giornalista, come commissario unico non ha mai preso una lira, l'ha messa come condizione, non voglio essere pagato perché se mi pagano mi possono dare ordini, invece faccio di testa mia. Era un gerarca, il signore Pozzo, c'è poco da fare, si comportava ed era trattato dai mass media, come si direbbe oggi, come un gerarca. Era un conservatore, più che un fascista era un conservatore, un nazionalista se vogliamo. Direi che se fosse nato 50 anni prima sarebbe stato un grande esponente della destra storica. Primo dicembre 1929. Dopo essersi dimesso definitivamente dalla Pirelli, Pozzo per la terza volta assume la guida della nazionale. Questa volta però resterà in carica per 19 anni e ben 87 incontri. Il dottor Fulvio Bernardini diceva che per l'allenatore della nazionale dovrebbe pagare uno anziché essere pagato. L'allenatore della nazionale in Italia e in giro per il mondo non dico che è considerato più di un ministro, ma si potrebbe anche dire, e quindi ha l'obbligo anche di comportamenti morali ineccepibili. A Rovetta si vive in una specie di clausura, ma essa viene interrotta per visite gradite. L'ospite è di casa, come noterete. Dal movimento festoso incontra l'automobile. Infatti è il presidente della Federazione Generale Vaccaro che ha per tutti un sorriso, per tutti una buona parola. La Rovetta allo stadio Berta. Di corsa in fila indiana, gli azzurri ingoiano giri su giri di campo sotto il vigile sguardo di Pozzo e del generale Vaccaro. L'allenatore di una squadra nazionale deve essere preparato a tal punto che pressioni non le deve recepire, ma deve essere in grado di dire io sicuramente di queste faccende ne so più di quelli che magari mi suggeriscono cose diverse. In anni calcisticamente dominati da tre squadre, la Juventus, il Bologna e l'Ambrosiana Inter di Giuseppe Meazza, ha inizio un periodo magico per la nazionale italiana. Sotto la guida di Pozzo, gli azzurri vincono due coppe internazionali, due mondiali e una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. La tecnica di Pozzo si fonda sul cosiddetto metodo. Il pernio del gioco metodista era il centro mediano. Il centro mediano era un, come poi si è chiamato, un playmaker. Cinque giocatori difensivi e cinque offensivi, con il centro mediano metodista a fare da ponte tra difesa e attacco, un ruolo rivestito più volte dal romanista Ferraris IV. Ferraris IV era il giocatore per lui simbolo, per Pozzo. Era un fighter, era un combattente, aveva una vita personale, lui poi ha fatto il croupier quando ha finito di giocare, e quello che ha inventato il motto, io mi scuso ma questa è una cosa popolare molto bella, il motto alla Roma è che si ritira dalla lotta è un gran fio della mignotta. Bernardini non lo persuadeva, ma non lo persuadeva come tipo di gioco. Quello che ho saputo da vecchi giocatori di allora
era che Bernardini era un grandissimo, però era un po' atipico per il modo di giocare che aveva in mente Pozzo. E quindi mi sembra che Pozzo diceva: è troppo bravo per giocare in nazionale. Che poi è un modo elegante, insomma, voglio dire. Il primo grande successo di Pozzo è la vittoria della Coppa Internazionale, un torneo ideato da Hugo Meisl. Inizialmente riservato ad Austria, Ungheria e Cecoslovacchia, e poi aperto anche a Svizzera e Italia. In palio una Coppa di Cristallo di Boemia. Con un clamoroso 5-0 inflitto agli ungheresi, grazie anche alla tripletta di Meazza, l'11 maggio 1930 a Budapest, l'Italia si aggiudica la prima edizione. Un anno più tardi, nella seconda edizione del torneo, nel febbraio 1931, l'Italia, anche se non vince, si toglie comunque un'altra piccola soddisfazione. 2-1 al team prodigio austriaco. Tra le poche sconfitte, quella del 20 marzo 1932 a Vienna. Un solo gol di Meazza non basta a pareggiare la doppietta di Matthias Sindelar, il campione austriaco che morirà suicida nel 1939, poco dopo l'annessione dell'Austria alla Germania di Hitler. Nel 1934 l'Italia di Mussolini ospita la seconda edizione dei campionati mondiali, con in palio la Coppa Rimé. Per il regime c'è un solo imperativo: vincere. E Pozzo, che ne è perfettamente consapevole, non lascia nulla al caso. Per la preselezione dei 22 titolari convoca 70 giocatori. Uno stillicidio, lo definirà in seguito. Ma intanto si occupa personalmente di tutto, dalla distribuzione delle camere alla scelta dei pasti. Io credo che da quello che poi ho sentito da allenatori che ho avuto, Valcareggi, Fabbri, o giocatori, Lorenzi, Boniperti, eccetera, che per quell'epoca era un innovatore. Cioè, adesso noi sentiamo parlare del Club Italia, no? Che è una cosa di Sacchi, cioè. Beh, io credo che lui sia stato il primo a creare il Club Italia. Roma, 27 maggio 1934. L'Italia fa il suo esordio contro gli Stati Uniti. È una vittoria facile, addirittura 7-1. Ai quarti di finale gli azzurri si trovano davanti la Spagna del grande portiere Zamora. Il 31 maggio a Firenze, ai supplementari, l'incontro finisce 1-1 con reti di Regueiro e Ferrari. La partita va rigiocata. 24 ore dopo, l'Italia vince per 1-0, gol di Meazza, ma gli spagnoli protestano duramente per l'arbitraggio. Milano, 3 giugno 1934, ancora una vittoria, 1-0, stavolta sull'Austria. Roma, 10 giugno 1934, è il giorno della finalissima contro la Cecoslovacchia, davanti a 50.000 spettatori paganti. Alla finale del 34 Mussolini ha pagato il biglietto, ecco. Allora Arpinati contentissimo, e poi ha tentato di far pagare il biglietto a Starace, e Starace lo ha messo in cattiva luce nei confronti di Mussolini, e allora Mussolini l'ha mandato al confine. L'Italia schiera Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Sfortunati gli avversari, che colpiscono tre pali. La rete di Pucca al 70° viene pareggiata 10 minuti più tardi da Orsi. Ancora tempi supplementari. Pozzo inverte le posizioni dei laterali e degli attaccanti. Su passaggio di Guaita è Schiavio a regalare all'Italia la gioia della vittoria. Io ero un ragazzo, ma insieme ai miei amici eravamo un po', insomma, esaltati dal fatto che vincevamo i campionati del mondo, però al tempo stesso un po' perplessi, perché questi grandi giocatori della nazionale poi alla fine per i 5, 6, 4, 11esimi erano fatti da i cosiddetti oriundi, che non erano italiani, erano argentini. Ma no, ha vinto con un paio di oriundi, ma no, per esempio nel 38 non ha vinto con gli oriundi, e
e a Berlino non ha vinto con gli oriundi. No, no, lui vinceva con questo straordinario carisma che aveva. Era la radio, la radio sentivamo, la radio era molto, anzi, era molto seguita la radio. E direi che eccitava molto la radio, più di quanto non ecciti oggi la televisione, perché questi radiocronisti erano molto bravi anche. Grazie a Carosio, vabbè, che diventò un mito così per il tifo italiano, per come sapeva raccontare la partita, che era una cosa difficilissima da poterla raccontare. Certo, poi c'era il quasi gol e queste cose. E Colaussi riceve il pallone. Lo spirito degli azzurri è veramente ammirevole. I nostri giocatori si battono con un ardore ed una tecnica assolutamente eccezionali. Quegli servizi così del Luce, ma diciamo meglio quelli della settimana Incom, tanto arrivavano in ritardo. Gli schizzi, la moviola disegnata di Carmelo Silva sul calcio illustrato, e che era ancora più emozionante. Veramente popolare era il ciclismo, non era il calcio. Il ciclismo era lo sport delle masse, tutti, contadine, tutto, eccetera. E il calcio era già un po' più su, bisognava conoscere certe regole, bisognava saperle interpretare, conoscere certi giocatori, le squadre, i tempi, le cose. Il ciclismo, chi andava più veloce arrivava prima, buonanotte. Assente ai mondiali per il rifiuto di mettere in gioco la sua leggendaria superiorità, l'Inghilterra accetta di sfidare l'Italia campione del mondo a Londra, il 14 novembre 1934. Al 12° minuto gli azzurri hanno già incassato 3 gol, ma nel secondo tempo uno strepitoso Meazza segna 2 reti e sfiora il pareggio. Gli inglesi vincono 3-2, ma agli azzurri resta la fama di Leoni di Highbury. L'immaginario allora era soprattutto affidato, direi, a 2 elementi. Da un lato le figurine. L'elemento figurine era molto importante, al di là di quelle famose dei 4 moschettieri di quegli anni, siamo a metà degli anni 30, no? Figurine che si trovavano nelle tavolette, nei dolciumi, soprattutto nelle tavolette di cioccolato. Quindi c'era questa componente. L'altra componente era quella del fumetto. Fumetto però che allora non trattava molto lo sport, ogni tanto trattava qualche personaggio, esempio classico, Meazza. Meazza era diventato un personaggio dei fumetti. ...1935, si torna a giocare la Coppa Internazionale. Il 24 marzo a Vienna, nella partita Austria-Italia, esordisce Silvio Piola, 21 anni, centravanti della Lazio, cresciuto nella storica Provercelli. Assente Meazza, Piola rifila 2 gol agli austriaci. È nata una stella. Piola è un grande atleta, grandissimo. Gioca la prima partita in nazionale nel 35. Prende la maglia e la dona alla mamma. La mamma dice dentro di sé: ma che bella cosa che mi ha dato mio figlio. Me la tengo solo per me. Tanto per sé che la mette in un cassetto, e forse la mamma di quando in quando apre questo cassetto, bacia questa reliquia, questa maglia, e la ripone. Passa un po' di tempo e la mamma decide di eternare sulla maglia del figlio l'evento e ricama con le sue stesse mani quello che si può leggere. Vienna, 24 marzo 1935, Austria 0, Italia 2. Piola ha segnato entrambi i gol. Reparto Bocciofili, Piola contro Meazza, arbitro Pozzo. Ci siamo, punto controverso. La stecca deciderà, ma Piola ha allungato troppo la mano, per cui Meazza vince giustamente per fuori combattimento. Il 24 novembre 1935 a Milano, l'Italia si aggiudica la Coppa Internazionale per la seconda volta, grazie al pareggio per 2-2 con l'Ungheria di Sarosi. Per la nazionale di Pozzo è la prima di 30 vittorie consecutive. Berlino, 1 agosto 1936. Si aprono i 10 giochi olimpici, fortemente voluti da Hitler per celebrare la superiorità della razza ariana. Esclusi per regolamento i professionisti, Pozzo compie il suo capolavoro, allestendo in breve tempo una formazione di giocatori presi da squadre di serie A e B e tutti rigorosamente studenti. La squadra gode di poco credito, ma l'occhialuto Annibale Frossi
la trascina fino alla finale contro l'Austria, dove segna due reti. Medaglia d'oro, come era accaduto pochi giorni prima ad Ondina Valla, negli 80 ostacoli. È il 1938. Con l'Austria di fatto cancellata come nazione e la Spagna sconvolta dalla guerra civile, l'Italia parte favorita ai mondiali che si disputano in Francia. Eppure agli ottavi la vittoria contro la Norvegia a Marsiglia è stentata, ottenuta solo grazie ad un gol di Piola ai supplementari. Poi il 12 giugno a Parigi l'Italia incontra nei quarti i padroni di casa, la Francia. Tarace, il segretario generale del Fascio, disse a Mussolini: vogliamo dare uno schiaffo ai francesi? Mussolini: certo, diamogli questo schiaffo. Ma cosa si intende uno schiaffo? Far giocare l'Italia con la maglia nera. Ah, che bella idea, disse Mussolini. Sentiamo un pochino Pozzo. Pozzo era molto restio a cambiare evidentemente dall'azzurro, per lui un emblema vero, autentico, di italianità. A Parigi pullulava di italiani, di transfughi. Tra l'altro c'era anche il presidente Pertini, che era evidentemente, si trovava a Parigi in quel periodo. Giocammo una partita stupenda, però quando si entrò allo stadio, indossando la maglia nera e il saluto romano, i fischi degli francesi presenti e degli italiani che erano fuggiti dall'Italia fischiarono l'Italia in una maniera spaventosa, urli, fischi da tutte le parti. Se non che giocammo una partita stupenda, vincemmo 3-1, a fine gara tutti applaudirono l'Italia. Vuol dire che quando si gioca a calcio e si gioca bene, la politica non c'entra più. Si giocò quella partita e poi prima e dopo sempre in azzurro. Sconfitto in semifinale il Brasile per 2-1, il 19 giugno è il giorno della finalissima. Ancora una volta l'Italia si trova davanti l'Ungheria di Capitan Sarosi. Pochi passaggi e contropiede rapido. È la chiave del gioco all'italiana. Segna subito Colaussi. Pareggio ungherese al settimo minuto per un infelice rinvio della difesa azzurra. La delusione provata dai nostri tifosi è di breve durata. Il secondo gol italiano arriva come il risultato di un'azione condotta con tecnica impeccabile. E avanti che il primo tempo abbia fine, è seguito da un altro. La ripresa si inizia con il vantaggio di 3-1 per l'Italia. Vano il gol di Sarosi. Al 70esimo è ancora l'Italia a segnare, naturalmente con Piola. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Sono i nuovi campioni del mondo. Il capitano del nostro 11 sale in tribuna d'onore per ricevere dal presidente Lebrun l'ambitissima Coppa d'Oro. Il Duce riceve i calciatori azzurri che hanno assicurato all'Italia la Coppa del Mondo, presentati dal ministro segretario del partito, presidente del CONI. Il Mondiale del 38 sarà per Pozzo l'ultimo trofeo. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia incontra l'Inghilterra. È una grande partita, con gli azzurri che arrivano ad un passo dalla vittoria. Meazza, già nel primo tempo assorbito da compiti difensivi, fu un secondo centro sostegno della ripresa. Questa è stato Piola a metterla nella rete. Il risultato finale a Milano è di 2-2. Per l'Italia calcistica, gli inglesi restano la bestia nera. Al termine della stagione 41-42, la Roma vince il suo primo scudetto. L'anno dopo, invece, ad imporsi, è il primo nucleo di quello che sarà il Grande Torino. Poi, nel 1943, con l'intensificarsi dei bombardamenti, lo sbarco alleato, l'armistizio e il paese diviso in due dall'occupazione nazifascista, anche il calcio è costretto a fermarsi. Hanno costretto un patriota come me a sperare che si perda la guerra.
Questa frase io l'ho sentita dire nel 42-43, dall'inizio della guerra, dell'entrata in guerra dell'Italia, 10 giugno 40, abbiamo preso i bombardamenti in testa per 2 anni, poi con l'intensificarsi dei bombardamenti, novembre 42, siamo scappati a Ponderano, nella casa di famiglia. Ma Pozzo, che in questi mesi ha fatto la spola tra Torino e il Biellese, dove è sfollata la famiglia, ha ormai preso la sua decisione: aderire al Comitato di Liberazione Nazionale. Si dichiara che il commendatore Vittorio Pozzo ha collaborato fin dal settembre 43 con questo CLN, con compiti particolari, organizzare aiuti alla fuga dei prigionieri alleati. Fioriscono le partite fra attori, alcuni dei quali alle prime armi, come Walter Chiari, prototipo di una gioventù scapigliata ma non bruciata. Fra gli spettatori Macario, la Osiris, Lilia Silvia anche nella parte di moglie di un calciatore, Olga Villi con Brazzi protagonista, Alberto Rabagliati è un portiere imbattibile. A Raschel invece piace il rigore facile, il buon umore propizia la ripresa dell'attività. A guerra finita, Pozzo è di nuovo alla guida della nazionale. A sostituire i campioni del mondo ci sono ora i giocatori del Grande Torino, di cui lo stesso Pozzo è stato il motore e l'animatore. 8 dei giocatori del Grande Torino li ha portati in nazionale Vittorio Pozzo quando non erano ancora del Torino. Con questi uomini il Torino realizza in Italia l'avvento del sistema e apre un processo di rinnovamento del gioco che fra mille ostacoli finirà per farsi inevitabilmente strada. Mazzola è il capitano. Questa formazione granata, già campione d'Italia nel 42-43, sarà protagonista di un clamoroso quinquennio analogo a quello juventino degli anni 30. Vincerà 4 scudetti di seguito, darà alla nazionale un contributo determinante per la prima riscossa del calcio azzurro. Sarà la base del vero e proprio boom che il football registrerà soprattutto in senso spettacolare. Ma noi dovevamo star zitti, loro dominavano, ma io ho un ricordo magnifico che io, quando ho giocato in nazionale con loro, Mazzola è tornato, è andato da Pozzo e gli ha detto: bisogna prendere buoni perdi. Questo ricordo che c'ho io. E Novo mi ha chiamato. E ha detto: ma presidente, io sono della Juventus, io sono tifoso della Juventus, non posso venire a giocare nel Torino. E anzi, io ammiro tutta questa squadra, ma io sono della Juventus, gioco nella Juventus. Quando voi vedrete questo qui, sapete già se abbiamo vinto o abbiamo perso. Torino, 16 maggio 1948. 50 anni dopo quella partita di Genova per la quale si era venduto i libri di scuola, Pozzo è ancora ai bordi di un campo di calcio. Vuole coronare l'ultimo sogno, sconfiggere con la sua Italia, la nazionale inglese. Scelba è venuto a rappresentare il governo. Prende posto nella tribuna di onore con Andreotti e Onesti. C'era Bacigalupo, Ballarini, Grezzar, Menti Secondo, Loic, Gabetto e Mazzola, sì. Non del Torino c'era Eliani, Annovazzi del Milan, Parola della Juve, Carapellese. Tocca agli italiani di giocare la palla. Quinto minuto. Un accorto lancio dell'ala destra è abilmente sfruttato da Mortensen. Tiro tagliato, Bacigalupo non riesce a parare. Lui aveva lo spazio unicamente per tirare lungo la linea di fondo. E Bacigalupo ha aspettato, si vede nel film, ha aspettato al centro della porta mentre si andava incontro, se andava sul primo palo lo prendeva. Dodicesimo minuto, passaggio di Loic. Menti segna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. 24esimo minuto, saettante fuga a stringere di Mortensen. Passaggio indietro a Luton che fulmina a volo. 2-0. 43esimo minuto. La scarogna perseguita gli azzurri. Carapellese fila verso la rete. Swift lo affronta, para la prima volta, para una seconda. Alla terza il tiro di Loic a porta vuota e fuori. Prova da mangiarsi le mani. Ma questo tifoso preferisce altri sfoghi a quello di fare l'antropofago su se stesso. Le visioni di
metà tempo. Battuti per 2-0, gli azzurri possono ancora recuperare. Nel 34 a Londra segnarono due volte nella ripresa. Ma oggi tutto congiura contro gli azzurri. All'inizio della ripresa, Swift ha già bloccato una staffilata di Mazzola, giunto solo di fronte alla sua porta. Oh, finalmente Liani ha rotto l'incantesimo e per una volta almeno oppone un effettivo divieto di transito alle stregonerie di Matthews. Tredicesimo minuto e neanche il 13 ci porta fortuna. È il grande brivido di questa partita dolorosa e stupefacente piuttosto che emotiva. Probabilmente un gol fantasma. Preso la traversa, andato a terra, forse a terra è entrato. 26esimo minuto, 2 volte 13. Mannion aggira l'ostacolo, Grezzar si trasferisce a destra e con un tempismo sbalorditivo dipinge uno sfiorente delicato a Finley, che si affretta a sdebitarsi dell'omaggio convertendolo in un gol senza remissione. 3-0. Ricordo di aver ricevuto un passaggio da Mannion. Ho calciato il pallone abbastanza forte con il mio piede sinistro e ho segnato. Il secondo gol è stato simile. Perché Mortensen se n'è finito all'ala sinistra? Forse per passare a Finney la palla del quarto gol. Io e gli amici rimanevamo molto male perché non pensavamo che i valori fossero ormai, anzi dicevamo questa Inghilterra e lei non si misura con l'Europa perché sono dei al solito, Albioni. Eravamo al settimo cielo per aver battuto i campioni italiani. Il pubblico sfolla, ha visto una partita non lieta. Ma almeno ha visto un esempio bellissimo di gioco. Contro la nostra esuberanza talvolta un po' gesticolata, ha vinto il modo britannico di tenere la palla a terra, strumento di puro gioco del calcio. Si è imposta l'atletica e fulminante velocità degli uomini che accorcia il campo. Giocare, ci hanno insegnato gli inglesi, non è un gioco. C'è stato qualcuno che ha scritto mortificante tramonto di Pozzo dei suoi. Dopo la guerra l'Italia di Vittorio Pozzo gioca 10 partite. 6 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte. Non è poi così disastroso, eh? La sconfitta con l'Inghilterra segna la fine della carriera di Vittorio Pozzo come allenatore. A sostituirlo viene chiamato Ferruccio Novo, presidente del Torino. Se per Novo il conflitto di potere e di competenze è evidente, Pozzo, per parte sua, rifiuta qualsiasi incarico federale. Continuerà a seguire i suoi ragazzi in veste di giornalista. A Genova, la nazionale con 7 uomini del Torino più gli esordienti Baldini della Sampdoria e i milanisti Tognon, Anovazzi e Carapellese, supera ancora con un netto 4-1 il Portogallo di Capitan Ferreira. L'amicizia tra quest'ultimo e Mazzola concluderà l'accordo per una partita del Torino in Portogallo. Una volta sistemati tutti c'erano 3 posti. Il Toro li offre ai 3 giornali torinesi. Rivediamo i Granata in una felicità senza ombra di presentimento. Ballarini e Castigliano, Mazzola e Rigamonti. Gazzetta del Popolo dice Tosatti, Tutto Sport dice Casalbore, che era il fondatore, La Stampa dice Pozzo. Telefonata del Toro, no, non vogliamo Pozzo sull'aereo, vogliamo Luigi Cavallero. Oh, commendatore, la stiamo cercando. Perché? Cosa c'è? Non lo sa. È morto il Torino. Lo portano su a Superga, va su e ancora lì. Johansen lo vede arrivare. Lì c'erano carabinieri, celerini che stavano spostando, tirando fuori dei rottami i cadaveri. Johansen gli batte sulla spalla, gli fa "You are boys", i suoi ragazzi. E lì vicino c'era un graduato dei carabinieri che fa "Ecco chi è che può fare l'identificazione. È lei che li conosce tutti. Conosce la corporatura, perché li ha avuti in nazionale, li ha visti nudi negli spogliatoi. Oh no, non mi faccia fare sta cosa. Oh, guardi, glielo faccio dire dal procuratore della Repubblica che è arrivato adesso. Arriva il procuratore della Repubblica, dice, senta, vorremmo che l'identificazione la facesse il commendator Pozzo. Lui tenta ancora di dire no. Il procuratore gli dice, commendatore, se non lo fa lei che li conosce tutti, sa cosa dobbiamo fare? Vuol dire che dobbiamo chiamare 31 famiglie,
Lui piangeva quando li ha dovuti riconoscere. Era un uomo che non avevo nemmeno immaginato che potesse piangere mai nella vita. E quella volta ha pianto. Viene incaricato Vittorio Pozzo dell'orazione ufficiale. Di ognuno ha detto l'albo d'oro. Quante volte nazionale, quante volte campione d'Italia, quante volte vincitore. E a un certo punto c'è la frase che mi è rimasta impressa. Non vedremo più sbucare dal sottopassaggio il ciuffo volitivo di Capitan Valentino. Questi erano i primi calci che Mazzoli insegnava al suo primogenito Sandrino. Il ragazzo crescerà come atleta nella scuola dell'Inter. È stato molto difficile perché, cioè, col senno di poi, quando hai una certa età, capisci il perché la gente mi veniva a vedere e voleva vedere mio padre. Però quando ero ragazzino questo non lo capivo. Per 20 anni, da quel fatidico match con l'Inghilterra, Vittorio Pozzo continua a vivere di calcio. Ferito dalle polemiche sui suoi trascorsi fascisti, si spende in un'inesausta attività di cronista e resta un punto di riferimento per più di una generazione di atleti. Era un uomo che faceva, come dire, opinione. Ricordo che mi capitava di andare il lunedì bere un caffè al bar e sentire persone che discutevano della partita della Juventus o del Torino del giorno precedente, e a un certo punto la discussione si faceva animata, poi uno dei due, più di una volta mi è capitato di sentire, diceva: ma l'ha scritto Pozzo sulla stampa, quindi cosa stai dicendo? Allora l'altro immediatamente cessava di contrastare, di controbattere, diceva: se l'ha scritto Pozzo allora hai ragione tu. E questo era Vittorio Pozzo, il giornalista Vittorio Pozzo. Io ricordo una partita con la Germania, se non sbaglio a Francoforte, della Nazionale, e Pozzo aveva 84 anni. E alle 10:30 è finita questa partita, e alle 11 io avevo già telefonato, passo vicino a Pozzo, che io consideravo Paolo VI, per me, e lui stava telefonando a Torino il pezzo. Alle 11 di sera, 84 anni. Mi è capitato di avere qualche sortita all'estero dove ho notato avrebbe potuto tranquillamente non esibire il passaporto, tanta era la sua popolarità. Intitolare uno stadio dedicato al calcio a Torino, a Vittorio Pozzo, mi permetto di dire, era scontato come dare il nome di un teatro a Asti o a Venezia. Io dico che lo meritava Pozzo per la semplice ragione che è stato campione del mondo 2 volte, ha guidato la nazionale 2 volte campione del mondo. In quella nazionale, visto che lo considerano troppo granata, non, in quella nazionale non c'erano granata, come non ce n'erano nella nazionale che vinse le Olimpiadi di Berlino del 38. Vittorio Pozzo è stato tutto nel Toro, ha fatto tutto e di più nel Torino Calcio, ha anche convocato 10 giocatori del Toro in una partita, anzi li ha utilizzati contro l'Ungheria nel 47 proprio allo stadio comunale. Quindi rappresentava il calcio a livello globale, sia torinese che italiano, che nazionale. E il fatto che non sia stato un grande calciatore non contava nulla, secondo me, e ripeto, è un reato di leso calcio non avergli intitolato lo stadio.
impossibile fare un film sul calcio che, in cui si possa veramente raccontare il calcio com'è. La storia del calcio andrebbe divulgata di più, perché parlo anche come direttore della scuola di Coverciano e come presidente del settore tecnico. Ecco perché noi amiamo questi personaggi come Pozzo, come Piola o come Boniperti. Se lei mette in una stanza 10 giocattoli e fra questi una palla rotonda, e mette un bambino di 3-4 anni, lui, il primo giocattolo che va a prendere è questa palla rotonda e esita subito un calcio. Quindi bisogna che la gente pensi, che i dirigenti pensino a queste cose per fare di tutto per salvare questo sport. Il primo articolo del regolamento di calcio è il fair play. Troppi soldi non fanno un fair play, eh? Io, tra le altre cose, ho questo documento sonoro che riguarda il 1938 con le voci di Meazza e di Vittorio Pozzo. Quando abbiamo sentito il fischio finale dell'arbitro, ci siamo stretti tutti attorno alla nostra guida, al nostro maestro Vittorio Pozzo. Io stesso, a tanta distanza di tempo, quando ci penso, mi ritengo vinto da una commozione irrefrenabile.